Beata la famiglia salesiana che trova gioia nella povertà. Colmata della grazia di Dio, farà miracoli fra i giovani più poveri ed emarginati. Questa è santità. Ha guardato all'umiltà della sua serva. Camminavano lentamente, reggendosi l'uno all'altra, stremati, nella nebbia gelida di novembre. Lei gli aveva detto: «Figlio mio, conta pure su tua madre». La loro borsa è leggera, lui non aveva nulla, lei il corredo da sposa. Arrivano spezzati dalla fatica alle porte della città. Un prete amico li vide e si stupì: «Ma voi siete matti? Dove andate? Come farete a vivere? Avete qualche cosa, almeno questa sera?» «Dio provvederà, amico mio». Quel bravo prete, commosso, prese il suo orologio e glielo regalò. «Lo vedi? Dio ha già cominciato», gli disse dolcemente Don Bosco. Arrivarono senza che nessuno li vedesse alla casa Pinardi. Faceva notte, accesero una candela. Dal basso alcuni ragazzi alzarono gli occhi alla finestra. «E se fosse lui? Che sia ritornato!» «Andare a vedere!» Non osavano. Sarebbe stato troppo bello se fosse stato lui. Tuttavia aspettavano. E all'improvviso, ecco l'eco di un canto, lassù, nelle stanze. Era la sua voce. Una voce meravigliosa. La conoscevano e l'amavano. Una di quelle voci tenorili che hanno qualche cosa di angelico. Ebbene sì, erano lui e sua madre. Non avevano niente e cantavano. Essere guardati ci fa sentire accolti e ci aiuta a prendere coscienza nella propria singolarità. Quando a posare il suo sguardo su di te è l'Altissimo, come è successo alla giovane di Nazareth, la gioia è così grande che la tua piccolezza non è più un peso, ma ti apre alla serena comprensione del tuo essere servo, serva, per la vita degli altri. Quante porte sbattute in faccia hanno avuto Maria e Giuseppe? L'umiliazione di avere bisogno di tutto, di estendere le mani, di sperare che qualcuno abbia pietà. Loro non avevano nulla e nel nulla è nato Gesù, il Figlio di Dio. Quando morirà sulla croce, sarà coperto soltanto per il suo sangue, perché tutto è stato donato e solo quello che doni è veramente tuo. Quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio né per la parola di Dio, né per amare ai fratelli, alle sorelle, né per godere delle cose più importanti della vita. Essere poveri nel cuore, questo è santità. Ho sempre avuto bisogno di tutti, affermava Don Bosco, e tanti hanno avuto bisogno di lui. Ciao, sono Ciccio Mede, animatore salesiano dell'Oratorio di Salerno e vicepresidente del VIS in questo momento nazionale. E sono qui perché credo che Don Bosco sia entrato nella mia vita attraverso i poveri, attraverso alcuni salesiani che danno una mano, hanno dato una mano nella vita agli ultimi, perché forse è con loro ed è per loro che noi esistiamo. E 10 anni fa con alcuni amici di Salerno, cristiani e non, abbiamo fondato un centro di accoglienza per persone che vivono per strada, che hanno problemi, che non sapevano dove, non sanno dove andare, non sanno come sopravvivere. La difficoltà oggettiva di oggi è che non si sa i poveri chi siano, o meglio, spesso c'è difficoltà a descrivere i poveri,
Secondo me i poveri sono quelli che non hanno nulla. Devo dire che loro, queste persone, mi hanno aiutato nella vita, mi aiutano e sono il significato della mia vita, perché attraverso loro io ho visto, vedo ogni giorno Gesù. Gesù è venuto sulla terra, no? È venuto per gli ultimi, è venuto per le persone che hanno difficoltà, è venuto fra gli ultimi, è venuto come ultimo. E i poveri sulla terra sono tantissimi, sono più di quanti ne siamo noi, che siamo i fortunati. Cara Madre Maria Ausiliatrice, illumina coloro che si gonfiano della loro importanza, che sono sazi del desiderio di potere, che ricorrono alla ricchezza ad ogni costo. Rende il loro cuore aperto ai fratelli e alle sorelle e sgombro per liberare tesori d'amore. Thank you.